Buona visione da Dr. Glass e da Officine Saspe Group. Buonasera appassionati e amici di Safe Drive Motorsport. Questa sera parliamo di un trofeo monomarca, riservato alle monoposto del campionato Predators, e in studio abbiamo il piacere di avere una grossa rappresentanza del team Flamax. Cominciamo con Luciano Passoni. Ciao. Grazie Luciano. Grazie dell'invito. Responsabile della comunicazione del team e grande appassionato, segue tutte le gare, dunque sarà un po' il mio supporto nel raccontarvi questo monomarca. E poi due piloti, uno arrivato direttamente dalla pista, Eugenio Grandi, 20 anni se non sbaglio. 20 anni. E poi invece un pilota che ha già avuto il tempo di cambiarsi, e mi riferisco ad Alberto Ticchi. Buongiorno a tutti. Anche lui giovanissimo, esperienza nelle carte e il passaggio successivo nella Formula Predators. Ecco, ti dico, mi devi dare una mano. Spieghiamo ancora una volta ai nostri appassionati telespettatori il concetto del trofeo Predators e queste vetture. Beh, queste vetture credo che chi segue questa trasmissione cominci già a conoscerle, perché trasmettete sempre le nostre gare. Il campionato, che dire, io lo trovo incerto, interessante ed emozionante. E in realtà è un campionato che si svolge, io dico sempre, in apnea, cioè sono sette gare dove succede sempre di tutto. Abbiamo visto anche nell'ultima gara, dove proprio sotto la bandiera a scacchi c'è stata la vittoria di Davide Tartari, che ha superato a pochi metri dal traguardo Marco Spadini. Ho nominato due protagonisti, in realtà il campionato ha quattro protagonisti che si daranno battaglia sino alla classifica finale, diventare campione, e sarà incerto quindi fino all'ultimo. Che dire di più? L'invito è agli appassionati di venire, non si annoieranno sicuramente alle nostre gare e al nostro campionato. Certo, un campionato che ormai siamo arrivati quasi agli sgoccioli. E Eugenio, la tua presenza nel campionato nazionale, dicevo, arrivi dal kart, com'è guidare una vettura che ha, ripeto, un ottimo rapporto prestazioni, peso-prestazioni, macchina leggera, ricordo motore motociclistico di derivazione Hornet, 350 kg per un centinaio di cavalli. Com'è la guida di una Predator? Beh, sicuramente chi viene dal kart è sempre avvantaggiato nel guidare una monoposto del genere, soprattutto le nostre sono molto semplici come costruzione, come idea. Come hai detto tu, l'idea è quella di mantenere un peso comunque molto basso rispetto ad altre formule più importanti, che comunque possa agevolare la non grandissima potenza per ottenere prestazioni comunque superiori a molte macchine più blasonate. Guidarla sicuramente è impegnativo. Molti ci deridono quando diciamo le potenze che abbiamo a disposizione, comunque forse lo fanno perché non l'hanno mai provata. Ho visto piloti ben più esperti di noi scendere dopo un turno di prove, provati fisicamente, quindi la guida è sicuramente impegnativa e anche per noi giovani rappresenta un grande potenziale per imparare, e comunque poi magari potrebbe essere anche un trampolino di lancio per formule più impegnative. Indubbiamente, tra l'altro vedo quest'anno 23 sono stati i piloti che hanno corso nelle prime gare del campionato. Com'è il livello quest'anno della serie? Il livello devo dire che è notevole. Come hai detto tu, la grande risorsa che abbiamo sono le persone, non tante categorie in Italia vedono alla partenza un numero di così tanti piloti, soprattutto in un monomarca. Il livello è bello tosto, soprattutto per i primi 5-6 piloti che, come ha detto Luciano, si contenderanno il titolo. Sicuramente c'è tanto da fare e bisogna impegnarsi a fondo per riuscire a portare a casa un po' di punticini. Ecco Eugenio, mi raccontavi prima, microfoni spenti, che il campionato ha una struttura portante, questo trofeo nazionale che quest'anno
corre nei principali autodromi e nazionali, e poi ci sono delle altre declinazioni, cioè le Predator corrono anche in altre serie. Esatto, e diciamo che il nostro campionato si sviluppa in due parti, cioè il campionato italiano in pista e il campionato italiano, diciamo, in strada. Io sto facendo il campionato quello stradale. Spiega ai nostri telespettatori cosa intendi per il campionato su strada. Ovviamente i campionati di strada sono dei campionati che costruiti in città o in zone industriali, in cui noi dobbiamo, in pochi giri a disposizione, fare il miglior tempo. Ed è una sorta di primo passo. Perciò sì, fai un primo passo dopo i kart. Io ho iniziato da piccolo a correre con i kart, poi a 17 anni ho iniziato a correre con la Flamax. Ho avuto questa grande possibilità e ho iniziato a correre precisamente in pista. Che tutti dicono che è molto difficile correre in pista, ma io, a dire la verità, penso che per strada sia ancora più difficile, perché hai i tombini, avvalamenti, hai i marciapiedi in cui schivare. E è molto complicato, ti fai le ossa per poi andare a correre in pista. Ecco, diciamo, è il primo passo, perché tra l'altro con queste formuline si può correre appunto in questi circuiti cittadini, in pista e anche nelle gare in salita. Ecco, tu parlavi del team Flamax. Ecco, raccontaci un po' questa struttura e questo nome un po' curioso, cosa ricorda, però cosa c'è dietro a questo nome? Allora, il Flamax Team nasce 5 anni fa, diciamo grazie a Flavio Di Bari, che sfortunatamente è scomparso dopo una gara. Questo campionato, che è stato organizzato, diciamo, da Flavio Di Bari e Corrado. Corrado Cusi, che è il progettatore e il costruttore della macchina. E la filosofia un po' di questa squadra è di accompagnare, sì, voi accompagnare giovani noi piloti verso una carriera, che è un po' quello che sognate un po' tutti. Ecco, giusto per dare delle altre spiegazioni ai nostri telespettatori, le vetture possono essere o acquistate direttamente oppure c'è una gestione direttamente in pista da parte della struttura. Ovviamente molti piloti del campionato italiano in pista acquistano la macchina direttamente da Corrado Cusi, ed esempio noi piloti possiamo o comprarla o noleggiarla per correre sia in pista che nelle gare cittadine. Senti, ritorno a fare una domanda ad Alberto. Stavo guardando la classifica. Campionato tosto, difficile, davanti ci sono un paio di piloti che hanno preso il passo. Qual è la tua ambizione adesso, quasi a conclusione della stagione? Ormai diciamo che i punti non li guardo neanche più, dopo, a parte che non ho partecipato a tutto il campionato, infatti ho saltato sia le gare di Imola che di Magione. Adesso spero di riuscire a concludere il campionato con le ultime due gare di Franciacorta e Varano, e spero solo di essere competitivo nelle prossime gare. Luciano, il team Flamax, diciamo, una presenza costante in questi anni. Raccontaci un po' come si è evoluto il campionato e quali sono le mire future. Allora, sono due cose sostanzialmente diverse. Le mire di Flamax, che sono quelle, hai detto bene prima quando hai parlato di sogno dei piloti. In realtà il team Flamax nasce per volontà di Flavio Di Bari, che ha creduto molto nel progetto Predator di Corrado Cusi, è rimasto impressionato, per così dire, sin dal suo primo approccio con questo tipo di vetture. Ed è forse stato uno dei primi clienti di Corrado nel comprare e gestire in proprio le vetture. Il livello di campionato, infatti, quest'anno si è molto alzato, perché è subentrata anche una gestione diversa delle vetture. Per esempio il team Ventricini partecipa al campionato con 5 vetture gestite in proprio, sempre con l'ausilio tecnico ovviamente di Corrado Cusi, che è l'entusiasta, partecipe, pilota, costruttore, sempre presente sulle piste. Lo vediamo la sera crollare sul proprio camion dalla stanchezza e dal sonno, come chi partecipa sa e conosce benissimo. E quindi questa concorrenza, per così dire, lo stesso Davide Tartari col team GDM, che gestisce in proprio la vettura, ha contribuito ovviamente ad alzare il livello di competitività e di concorrenza fra i piloti. Quindi il campionato si è rivelato uno dei più interessanti degli ultimi anni, se non il più interessante. Flamax Team, all'interno di questa struttura, ci permette di seguire dei ragazzini. Noi abbiamo un ragazzino
che corre nei kart, ha 8 anni, tanto per intenderci, quindi avrà tutto il tempo di farsi. L'esempio di Eugenio è tipico di questa situazione, cioè Eugenio, non dimentichiamo che ha vinto una coppa che si chiama Il Sogno di Flavio, che noi abbiamo messo in palio proprio perché il sogno di Flavio era quello di prendere i ragazzi e dare la possibilità ai ragazzi che non avevano o avevano poche possibilità di correre in questa categoria. E con questo bellissimo racconto, una battuta conclusiva perché il tempo è sempre tiranno. Sognare costa poco. Dove ti vedi nel futuro della carriera di pilota? In Formula 1. Giusto, perché sognare non costa poco. E tu invece? Ma io ho altre ambizioni, diciamo che nonostante ormai sia un po' troppo tardi per mirare i gradini alti, io ho partito con l'idea di avere una carriera più realistica, poi mi sono trovato per una serie di eventi in pista e adesso vedremo, il prossimo anno porterà consiglio e vedremo sul da farsi. Ok, e con questi sogni, ma anche con tanta concretezza, saluto e ringrazio gli ospiti in studio.